Questa mattina un signore 60enne si è recato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Chioggia in quanto non si sentiva troppo bene, aveva in corso un infarto. Visto l'evolversi repentino della situazione, si è deciso di trasferire il paziente all'ospedale centrale con l'elisoccorso, dove le attrezzature sono più all'avanguardia e il personale ha una maggiore esperienza per affrontare i casi più rischiosi. Intanto, il direttore di cardiologia di Treviso e di Castelfranco ha sostenuto in un articolo sul Messaggero che i contagi da Covid hanno fatto aumentare le infiammazioni al muscolo cardiaco. Nella Marca trevigiana i ricoveri per scompensi cardiaci sono aumentati del 25% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'esito di queste considerazioni ora è allo studio del reparto di cardiologia di Padova e della stessa università. Tra le cause di infarto, il fumo, l'abuso di alcol o droghe, un'alimentazione troppo ricca di grassi, scompensi nella pressione arteriosa, il diabete, l'essere in sovrappeso e patologie pregresse. Questi fattori sono modificabili da parte di qualsiasi individuo. I medici quindi consigliano di tenere attenzionati questi parametri e di monitorare le proprie condizioni di salute. Domani si terrà con partenza dall'Isola dell'Unione, verso le 7:30, la 37esima cammina Perciose Marina che comprende due itinerari, uno da 7 km e uno da 14. Quindi per regolare la viabilità è stata emessa un'ordinanza apposita che prevede il divieto di transito sulla carreggiata nord del ponte dell'Isola dell'Unione direzione Chioggia Centro Storico dalle ore 8 alle ore 9 e fino al termine della partenza dei partecipanti. L'istituzione della zona a traffico limitato dalle ore 8 in Corso del Popolo da Calle San Giacomo a Piazza Vigo anziché dalle 10. Dalle ore 8 alle ore 10 l'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli in piazzetta Vigo e in fondamenta Merlin. Né un ragazzo né bravo, lo dico tante volte, mi dico sempre un ragazzo, non sono né bravo né un ragazzo, non sono un santo, okay? Quindi diciamo che un minimo di comprensione secondo me, per chi magari qualche volta fa un po' col furbo, nei limiti delle cose si può anche avere, cioè mi riferisco a chi fa il furbo, diciamo, che ha magari un parente disabile e utilizza il permesso del disabile per andare in giro e senza avere disabile va a parcheggiare nel posto dei disabili, entra in centro storico, tutte queste cose qua. Cosa succede? A un certo punto il familiare disabile, come il ciclo della vita, a un certo punto non c'è più, in pratica scompare. Allora ricordo a certe persone che è proprio dovere andare immediatamente a consegnare il tesserino, il permesso del disabile e non farne più uso, cominciare a usare le gambette, pagare i parcheggi come fanno tutti quanti e smetterà di approfittarsi di questa situazione. Penso di essere stato chiaro, chi conosce la vicenda sa di chi sto parlando e invito questa persona, io sono già passato un paio di volte a riprendere la macchina, vedo che continua ad avere il permesso disabile, spero che entro pochi giorni vada a consegnare questo permessino. Il
mistero della fontanella scomparsa, così potrebbe chiamarsi un nuovo libro di Sherlock Holmes se si decidesse di ambientarlo in via Niccolò Zeno ed esattamente nei giardini dove questa mattina ci si è accorti della mancanza di una fontana. Della stessa è rimasto solo il tubo della conduttura, dal quale fortunatamente non esce acqua, ma il quale purtroppo fuoriesce in modo pericoloso dalla sua sede. Questa non è stata protetta e ora si trova alla mercé dei bambini che qui vanno a giocare e che si potrebbero fare del male. I cittadini che usufruiscono dell'area chiedono quindi all'amministrazione e agli uffici competenti che provvedano a mettere in sicurezza la zona o che ripristino la fontanella scomparsa.